Poste Italiane, citata per danni e chiamata a risarcire gli eredi di Carmine Novelli, il 57enne di Vallo della Lucania, ucciso e trovato cadavere il 7 marzo del 2001 sul ciglio di una strada a pochi passi dal cimitero di Moio della Civitella, dopo che dal suo conto era sparita la somma di 142 milioni di lire. Non è quindi ancora finita la vicenda giudiziaria scaturita dal delitto del contadino cilentano, ucciso da Pasquale Cammarosano, l'ex direttore dell'ufficio postale della frazione Massa di Vallo, già condannato con sentenza definitiva all'ergastolo per quel delitto, ricostruito solo 9 anni dopo. Per quegli ammanchi dal libretto postale del contadino, i familiari della vittima, rappresentati dall'avvocato Agostino Bellucci, chiedono ora il risarcimento alle Poste, dopo che l'ex direttore è stato salvato in appello grazie alla prescrizione dalle accuse di appropriazione indebita e falso, per le quali in primo grado era stato condannato a 4 anni e mezzo di reclusione. Il procedimento civile si è aperto davanti al Tribunale di Vallo. Gli eredi della vittima chiedono alla società la somma di 127.000 euro, quella stessa somma illecitamente prelevata dal libretto dell'inconsapevole vittima. La società, si legge nell'atto di citazione redatto dall'avvocato Bellucci, è responsabile contrattualmente dell'operato del suo dipendente per le sottrazioni di denaro da quest'ultimo realizzate ed è tenuta a risarcire tutti i danni subiti dal cliente, essendosi servita dell'attività lavorativa prestata dal Cammarosano all'epoca dei fatti. Una responsabilità oggettiva, si legge ancora nell'atto di citazione, poiché va rilevato che nel caso di specie il fatto risulta imputabile a macroscopica negligenza da parte delle società Poste Italiane. La vicenda che fece scattare le manette ai polsi del direttore risale al 2010, quando in seguito a numerose lamentele da parte dei correntisti dell'ufficio postale di Massa, che chiedevano chiarimenti circa i loro depositi e venivano automaticamente rimandati ad altra data per i motivi più disparati, i carabinieri e la procura accesero i riflettori su quell'ufficio postale. La ricostruzione del delitto di Carmine Novelli avvenne proprio nell'ambito delle indagini scattate dalla denuncia dei correntisti truffati e poi risarciti da Poste, che nell'ambito del procedimento per peculato a carico di Cammarosano fu riconosciuta responsabile civile. Cammarosano fu incastrato grazie alla comparizione delle impronte digitali rinvenute dai militari del RIS di Roma.